sempre più spesso solo al discount a fare la spesa? Sì, sì, solo. Solo al discount? Sì. Ma perché i prezzi sono triplicati ormai nei supermercati normali? È aumentato tutto, però sono i prezzi più bassi di quelli che trovo, quindi vengo qua. Vengo sempre al discount per risparmiare, come questo. Ce ne accorgiamo, ecco, diciamo che la famiglia media, medio-bassa, se ne accorge. C'è qualcosa a cui rinuncia adesso perché i prezzi sono esorbitanti? Carne, altro pesce. La carne, anche un po' il pesce, sì, carne e pesce. Prima compravo il riso al discount, 1,5 kg lo pagavo 3 euro, quando era caro. Adesso è arrivato a 6 euro. Lei ci vede speculazione in questi tanto, rincari? Tanto. Arrivare alla fine del mese è diventata un'impresa. Mantenersi il posto di lavoro è diventata un'impresa. Invidio i francesi, perché i francesi hanno il coraggio di scendere in piazza e di lottare. Qua non ci abbiamo nemmeno più quello. Io sono Letizia e ho un'impresa di pulizie. Mia è intorno ai 1.800 riesco a guadagnare. Con tanti sacrifici, non sono mai a casa. Quindi lavora 6 giorni su 7? E ne pago 700 d'affitto. Quindi devo arrabbattarmi tra figli, ho 3 figli e bollette. Che ore fa al giorno? Esco di casa alle 8. In genere faccio anche gli uffici la sera. Quindi, ci sono sere in cui torna alle 10:30. Le zucchine stanno a 1,59, è un buonissimo prezzo. La salsiccia che sta offerta. Macinato per il cane è comprato. E il pesce invece lo saltiamo. No, io qua no. Cucino 2 o 3 volte l'anno, ma vado in pescheria. Dove costa un buono, però basta. Sente che il suo potere d'acquisto è calato. È calato, ma sempre meno. A volte compro anche i vestiti qua, eh. Pur di risparmiare, compro anche qua, abbigliamento. E non nego che tante volte non ho potuto pagare l'IVA o per problemi non sto indietro con, cioè, Equitalia che mi corre dietro praticamente. Acqua? No, io la prendo alla fontanella, nell'acqua di Roma. E non pago. Pure quello, andiamo a risparmiare. Buonasera. Abbiamo speso 46,69. Un altro supermercato che non fosse discount avremmo speso 30 euro di più. Gli stipendi non sono aumentati. Con lo stesso stipendio devo fare sempre le stesse cose. Adesso quello che lavoro spendo. Mentre prima riuscivo a risparmiare qualcosa, anche per una vacanza o anche avere qualche soldino perché se succede qualche cosa. Un tempo eravate ceto medio. Sì, sì, stavamo benino. Ci penso, spesso dormo male la notte, devo essere sincera. Ti dorme male la notte? Sì, sì. Mi scoccia pensare che qualcuno mangia su di noi. Questo, devo essere onesta, mi scoccia proprio tanto. Gli aumenti simili? No. Dai, no. Troppo.